Buonasera a tutti. Il forum Terzo Settore della Campania è stato costituito nel 1998. Oggi ha 25 organismi di livello regionale, con un ruolo molto chiaro di rappresentanza, per cui cerchiamo di agire il ruolo, come ci hanno insegnato negli anni, affinché non sia soltanto un luogo di istanze, ma un luogo di partecipazione democratica. Io voglio ringraziare l'Istat questa sera, proprio perché ha chiesto il contributo dei soggetti del non profit. Quindi si è partecipato attivamente e speriamo che questo sia anche dopo la raccolta dei dati, quindi poter di nuovo dare il nostro contributo. Indubbiamente il censimento è fondamentale per il nostro mondo, perché non sempre si ha consapevolezza del proprio sé quando si legge dal di dentro. Invece un'analisi oggettiva veramente ci può aiutare, ci può far leggere le variabili che in tanti anni si sono succedute, senz'altro per capire quelle che si sono consolidate, quelle che invece sono ancora da consolidare. Certamente è un mondo variegato, come diceva il dottor Currato, da un altro punto di osservazione. Un mondo che però negli ultimi anni non vuole rispondere soltanto alle esigenze dei territori, ma vuole essere un vero e proprio volano di democrazia rappresentativa, in modo che tutti i soggetti trovino nei forum regionali il loro modo di esprimersi, anche con tutte le varie problematiche che ci possono essere, e spingere dal basso sempre di più che la dirigenza dei vari forum regionali possa effettivamente rappresentarli. Una rappresentanza che molte volte non è facile. Noi veniamo a volte incolpati di essere un po' frammentari, di essere un po' autoreferenziali. Questo avviene per la peculiarità dei soggetti che per affermare i diritti di cittadinanza nascono dal basso, quindi è dal basso che nascono le problematiche e i vissuti. È chiaro che un'indagine conoscitiva veramente ci aiuta. Io ho visto che i dati di selezione del questionario sono circa 470.000. Questo è un numero esponenziale. Chiaramente non sono soltanto piccole associazioni, ma la maggior parte dei soggetti del terzo settore, del volontariato, appartengono a reti nazionali. Questo aiuta anche a leggere e a confrontarsi di più. Quello che io notavo nel questionario è l'attenzione posta agli stranieri, ai lavoratori stranieri, non tanto come utenti dei servizi, ma bensì come protagonisti all'interno delle associazioni. E questo devo dire grazie, perché appunto è il futuro del nostro paese, gli stranieri che arrivano, che lavorano, anche in uno scambio interculturale. Dobbiamo imparare ad accogliere e a ritenerli soggetti di inclusione sociale, non semplicemente utenti dei servizi. Per questo grazie.